effetto che potrà avere all'interno della convenzione CITES. Grazie. La prossima oratrice, per 2 minuti, l'onorevole Briano. Innanzitutto anche io voglio ringraziare la relatrice Aiuso per il lavoro svolto e dire al commissario che può contare, per quanto riguarda questo tema, anche sul nostro gruppo. La Convenzione, è già stato detto, sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione predispone una serie di garanzie affinché il commercio internazionale di esemplari di flora e fauna selvatica non ne minaccino la sopravvivenza. La CITES protegge infatti più di 35.000 specie e ne fanno parte 178 paesi, tra cui tutti gli stati membri dell'Unione Europea. L'UE adesso può finalmente esserne parte contraente e non più semplice osservatore. Si tratta quindi di un atto dovuto. Un atto dovuto perché le competenze per applicare la Convenzione ricadono in prevalenza sull'Unione Europea. È un passaggio necessario per rendere più efficace la protezione della biodiversità e delle specie a rischio. La salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente sono delle priorità dell'Unione, secondo i trattati, assieme all'uso accorto e razionale delle risorse naturali e alla promozione internazionale di provvedimenti per risolvere i problemi ambientali. Inoltre l'UE adotta le misure per il corretto funzionamento del mercato interno e in materia di unione doganale e politica commerciale comune. Il commercio internazionale a discapito delle specie a rischio, pensiamo allo sterminio di elefanti e di rinoceronti per le zanne e i corni, alla caccia indiscriminata di animali da pelliccia e grandi felini, alla strage di alberi rari per il loro legname, genera un fatturato annuo di 200 miliardi di dollari. Questa barbarie impoverisce la terra per arricchire alcune organizzazioni criminali e spesso alimentare guerre e terrorismo. Per questo non possiamo che vedere con favore l'intervento diretto dell'Unione Europea nella CITES e la sua adesione come previsto nella proposta di decisione del Consiglio e ringraziare tutte le forze dell'ordine che controllano affinché vengano rispettate queste norme. Thank you. For 2 minutes, Mr. Demesma. Per 2 minuti, l'onorevole Demesmaeker. Dank u wel, voorzitter. Collega's. Grazie. La Convenzione CITES sul commercio internazionale di specie flora e fauna in via di estinzione ha ormai 40 anni, ma è sempre più necessaria.